Cari amici sportivi, benvenuti alla presentazione di una delle gare ormai possiamo dire storiche del calendario della Federazione Italiana Triathlon, il Forte Village Triathlon. Non perdiamo altro tempo. Con noi abbiamo il mio caro amico, nonché direttore gara del Forte Village Triathlon, Andrea Mentassi. Ciao Andrea, come stai? Ciao, ciao Dario, ciao a tutti. Bene, molto bene. Allora, vediamo innanzitutto uno sfondo, rivediamo prima la cornice completa, perché questa è appunto una partenza di questa gara che già racconta tanto. Per chi non conoscesse questa gara, ormai sono veramente in pochi, perché come dicevamo, Andrea, appunto, abbiamo fatto prima i conti a microfoni spenti, decima edizione. L'anno scorso abbiamo festeggiato nel 2023 i 10 anni, perché la prima è nel 2013, ma in realtà quella del 2024 sarà la decima volta che vivremo le grandi emozioni del triathlon al Forte Village. Cosa ci racconti da questo punto di vista? Tu le hai vissute tutte, ovviamente, dalla prima intensamente. Ne abbiamo vissuta davvero di ogni su varie distanze, e poi ci sarà anche questa nuova novità di una nuova distanza. Sì, io le ho vissute tutte e insieme a te, tra l'altro, quindi bello ricordarlo All'altro. insieme. E abbiamo iniziato nel 2013 con un progetto che poi in realtà non andò completamente, non venne realizzato completamente, perché avevamo in mente di organizzare una gara che con distanze sprint, olimpico e medio, fin dal primo anno. C'era stata suggerita questa sorta di follia. Abbiamo poi abbandonato, avevamo salvato lo sprint e il medio fin dalla prima edizione, crescendo poi con la storia che tutti sanno, fino a perdere poi in realtà nelle due edizioni con marchio Ironman a perdere la distanza sprint. Ci eravamo concentrati allora solamente sul medio per varie ragioni legate al Covid, ma non solo. Proprio per questo, lo scorso anno abbiamo voluto invece ricominciare il nostro percorso come Forte Village Triathlon, quindi con il nostro brand, dalla distanza che era mancata, la distanza dello sprint, confermando poi la distanza dei bambini, la gara dei bambini del sabato. Quest'anno, un po' per questioni legate all'Olimpiade, quindi ci piaceva l'idea di fare qualche cosa per celebrare anche noi, per festeggiare l'anno olimpico, e un po' anche per riportarci verso la nostra storia, ma accompagnando quasi molti degli atleti che hanno partecipato l'anno scorso, li hai visti anche tu, erano neofiti, non solo sulla distanza, cioè, neofiti sul triathlon, per cui hanno iniziato con una gara sprint. E quest'anno, nella nostra idea, con tutto che poi siamo aperti all'universo dei triatleti, però ci piace accompagnare un po' nella nostra ricrescita, nella nostra rinascita, accompagnare quelli che hanno esordito sullo sprint in una distanza superiore che quella dell'Olimpico, per poi, chi lo sa, magari tornare alla nostra vecchia formula che, con la distanza del medio. Quindi quest'anno è vero, per il decimo anno vogliamo festeggiare anche noi insieme alle Olimpiadi la distanza olimpica. E quindi il 27 di ottobre ci sarà questa gara, c'è già questa gara in calendario con le iscrizioni aperte proprio da ieri. Il nostro programma prevede l'aggiunta di altri eventi contorno, Tra diciamo, di l'altro, questo intervenire, weekend. ragazzi, anche il sabato il duathlon dedicato ai più giovani, giusto? Quello ci sarà di sicuro. Lo scorso anno siamo riusciti ad avere un centinaio di ragazzini in gara, abbiamo fatto edizioni anche con il doppio, perché la capienza c'è, quindi venite, numerose famiglie, e i vostri ragazzini si divertiranno. Fra l'altro, quest'anno, sempre per i ragazzi, per i più giovani, le categorie youth non possono partecipare, è troppo lunga la distanza olimpica per loro. Stiamo pensando, e è quasi sicuro, insomma, che riusciremo a organizzare un super sprint la stessa mattina, quindi la stessa domenica mattina, prima dell'Olimpico, un super sprint anche per loro. Quindi ci sarà qualcuno che forse per la prima volta esordirà anche adulto nella triplice, però con una distanza ancora più accessibile rispetto allo sprint che avevamo in calendario l'anno scorso, ma ci saranno soprattutto dei ragazzi che fino allo scorso anno potevano partecipare nel nostro evento solo alla distanza solo alla gara del duathlon. Quest'anno sul super sprint si potranno misurare anche gli UFA e gli UFB, per cui una gara molto interessante, una formula che io trovo sicuramente innovativa per noi. Non ci piace ripetere ogni anno quello che abbiamo fatto gli anni precedenti, ci piace sempre fare qualcosa di nuovo. Salveremo qualche cosa dalla formula dell'anno scorso che è piaciuta molto, non solo a me, io mi sono divertito tanto e insieme agli altri colleghi dell'organizzazione, il fatto di restringere un po' il campo gara, ovviamente per distanza, ma dà ulteriore centralità
alla struttura che ci ospita, Forte Village, per cui abbiamo potuto viverlo insieme agli accompagnatori, ai tifosi, ancora di più. Questa cosa è piaciuta tanto, anche la formula della frazione di corsa all'interno del resort è piaciuta, quindi quest'anno stiamo cercando di salvare tutto quello che è stato fatto bene l'anno scorso nello sprint, per poter avere lo stesso clima di festa, lo stesso spirito da parte degli atleti, ma è anche lo stesso piacere di seguire la gara per gli accompagnatori, che una gara olimpica la riesci a seguire facilmente senza annoiarti, ma all'interno del forte riesci anche a vedere più punti, più passaggi, quindi tutti i momenti più interessanti e più determinanti poi della gara li riesci a vivere con facilità. E quindi con un nuovo arrivo, probabilmente, una nuova finish line. E quella dello scorso anno, la ricorderemo con piacere, perché in questo contesto un po' tropicale, però ci piace anche il fatto che chi si è fidato di noi, è venuto lo scorso anno, dopo questa ripresa del nostro evento, custodisca questo ricordo. Come dire, io c'ero e una volta e mai più, ecco, non so Rimane perché unico, ok. questa cosa che è giusto per premiare chi si è fidato di noi. Quest'anno abbiamo già avuto, guarda, abbiamo aperto le iscrizioni ieri, sono già arrivati molti commenti degli atleti che hanno vissuto la gara, l'esperienza dello scorso anno, felici di poter crescere insieme a noi verso la distanza olimpica, e ci saranno nuove sorprese per loro e per tutti gli altri che vorranno unirsi. Fammi dire, Dario, che la gara è la ciliegina sulla torta di una settimana di Ecco, sport questo è un dito che importante Forte Village perché propone. ci tenete a Sì. far vivere il territorio in maniera importante. Questa è sempre stata una peculiarità del Forte Village Triathlon. Sì, la struttura che ci ospita è una struttura che è famosa a livello mondiale per la sua ospitalità, per gli standard, per i ristoranti, ma da diversi anni ormai anche per lo sport. Ci sono una quindicina di accademie sportive che si tengono regolarmente durante tutta l'estate. E il triathlon è tra queste accademie quella che poi arriva al suo momento di gloria finale con la gara. Però dallo scorso anno sono state conservate, sono state riaccese un po' le luci anche su altre accademie del resort, anche nel periodo del triathlon, della gara, per cui la settimana che precede la gara e anche quella che la segue, in realtà va un po' a cavallo, il Forte Village si ripresenta un po' con le vesti quasi estive, perché il clima lo scorso anno è stato straordinario anche tutto il mese di ottobre, e quindi chi sceglie di fare una vacanza di fine estate in quel periodo può ancora divertirsi non solamente con il nuoto, la bicicletta e la corsa, ma anche con il padel, perché abbiamo organizzato un torneo e ci sarà anche quest'anno con la gara di go-kart, c'era il gran premio proprio il sabato sera. E con le altre discipline che sono normalmente praticate, quindi c'era la scuola di calcio con il Real Madrid anche per i ragazzini, per cui è una vera vacanza. E per i triatleti, secondo me, l'opportunità per concentrarsi sulla gara, sul risultato, ma anche per continuare a pedalare nei giorni prima e nei giorni dopo, in tutto il territorio che ormai i triatleti conoscono anche dalle 9 edizioni precedenti, per cui anche se la gara olimpica, la distanza olimpica si concentrerà sulle strade di Santa Margherita, come abbiamo fatto lo scorso anno, nessuno ci vieterà poi lunedì tutti insieme, spero che tu sarai dei nostri, per andare a farci una bella pedalata nella costiera di Teulada. Ecco, ti interrompo un secondo perché a proposito di questo, ragazzi, giusto per essere un pochettino leggerissimamente invidiosi di quello che sta vivendo il nostro Andrea anche in questi giorni, devo assolutamente postare una foto che ho mandato prima in chat privata, ma è una cosa che assolutamente apre il cuore, perché questo Vai. è la pedalata di ieri, giusto Andrea, con il Sì, nostro amico anche Marco. questa è una pedalata di ieri, la mia prima pedalata dell'anno, quindi foto di rito nel passaggio. Ecco. Questa è la spiaggia di Tuerredda che i triatleti ricordano. Adesso Marco è contromano in questo caso, quindi gli atleti ricordano normalmente di rientro nei 90 km del medio. Questo è l'ultimo scorcio di mare, e per noi ieri è stato il primo scorcio, per me è stato il primo scorcio di mare dell'anno
in bicicletta. La tenuta di Marco, vedi, pantaloni lunghi e maniche lunghe Ecco, scure. ma parliamo della temperatura, perché prima mi hai raccontato delle temperature che hanno suscitato una voglia Sì, di gioia. guarda, io mi ritengo molto fortunato di vivere in Sardegna tutto l'anno. Adesso ti dicevo un po' freschino perché ieri mattina uscendo di casa ho visto che c'erano 13 gradi, 12-13 gradi, e all'ora di pranzo, quello era più o meno a mezzogiorno, credo che sia stato 18-19, quindi non caldissimo rispetto alla settimana scorsa, però mi rendo conto, è tutto molto relativo. E, si soffre forse la sera un po' l'umidità, le temperature devo dire no, si pedala senza coprinscarpe, si pedala senza guanti. Grande E, sofferenza, devo sottolineare proprio questa giusto il grande lungo, maniche e gambe, giusto perché ce l'hai nel guardaroba, altrimenti non lo sfoggi mai, però devo dire, si sta veramente bene. Oggi piuttosto ventoso, sempre molto sole, ma piuttosto ventoso, che è una delle caratteristiche di qua. Per cui fine ottobre tutta un'altra scena. Fine ottobre è ancora veramente estate, le condizioni del tempo qua sono niente, variabili, siamo su un'isola per cui il vento è una costante, però riuscire a pedalare senza l'ansia e lo stress della prestazione ci permetterà e permetterà a tutti gli atleti che sceglieranno di venire a fare l'Olimpico a fine ottobre anche di farsi una pedalata in quei posti meravigliosi che abbiamo mostrato un secondo fa, ma anche fermarsi a Teulada a prendere un caffè in piazza, che è quello che normalmente facciamo quando facciamo la pedalata con gli amici, il nostro classico allenamento. E che quando invece si va concentrati sul risultato, un po' si perde. La Sardegna, secondo me, offre molto di più. È sicuramente una terra che permette di gareggiare o di fare sport all'aria aperta tutto l'anno, questo lo predichiamo da tanto tempo, però ci piace anche l'idea che uno venendo qui possa poi scoprire altro della cultura, del territorio, quindi prendersi anche del tempo per qualche escursione che venendo d'estate non fai perché sei incollato al lettino della spiaggia, mentre da qua in poco tempo vai a vedere le grotte, vai a vedere i nuraghi, a scoprire qualcosa, una cantina, quindi c'è gli scavi romani di Pula, c'è tanto veramente da fare per tutti gli accompagnatori, anche per le famiglie, oltre a quello che chiaramente puoi fare all'interno del resort. Certo, ascolta, altre due cose da dire secondo me importanti. Innanzitutto la promo per chi è già iscritto, quindi il Forte Village Triathlon vuole premiare gli atleti che l'anno scorso hanno vissuto questa ripartenza importante col Triathlon Sprint. Esatto, quindi chi ha partecipato lo scorso anno andando sulla piattaforma di iscrizione che è Endu, accessibile tramite Endu se uno è già pratico, diversamente dal nostro sito fortevillagetriathlon.com, dalla pagina Forte Village Triathlon di Facebook e dalla pagina fortevillage.com c'è il link che porta alla pagina Endu. Gli atleti iscritti tramite la piattaforma Endu lo scorso anno potranno accedere alla tariffa di 95 euro scontata rispetto ai 110 che è l'entry fee di quest'anno, per premiare la loro fedeltà. Sarebbe bello intervistare anche loro per sentirsi dire che cosa hanno vissuto lo scorso anno, perché la nostra è una gara che si differenzia un po' come formula da altre gare di triathlon, proprio perché il Forte Village che la organizza e la ospita vuole offrire qualche cosa che va al di là dell'esperienza di gara, per cui oltre al ricco pacco gara che ci caratterizza ormai da anni, quello che è successo l'anno scorso è qualcosa di incredibile, cioè alla fine della gara, invece del ristoro, invece del classico basta parte, c'è stato un banchetto che Ecco, io questa stesso. Andrea era proprio la seconda cosa che volevo chiederti, infatti, a Sì, io riguardo del non. che è un pranzo di nozze, dai, diciamolo, più che Sì, un pasto pasto. è il trattamento che chiaramente Forte Village utilizza i suoi standard nell'organizzare le cose, noi siamo contenti e ne approfittiamo, diciamo, e questo chiaramente è incluso all'interno del pacchetto iscrizione, per cui tutto sommato è un pacchetto molto vantaggioso a discapito di quello che magari potrebbe sembrare se lo confronti con altre gare. È un'esperienza diversa, è l'esperienza che noi proponiamo a tutti gli atleti, chiaramente suggerendo anche di soggiornare presso la struttura, di prendersi
compatibilmente con i propri impegni anche qualche giorno per vivere la struttura in un momento in cui c'è un'accessibilità chiaramente diversa rispetto a quella estiva e in un momento, in un contesto anche territoriale che secondo me va addirittura al di sopra di quello che poi la Sardegna offre nell'alta stagione, questo soprattutto per un target sportivo. Quindi crediamo che sia veramente un'opportunità eccezionale e straordinaria, anche perché il forte in questa settimana veramente si veste, si toglie giacche e cravatte, si veste di sport, conservando però quella che è l'anima della loro accoglienza, del loro saper fare bene le cose e del saper organizzare anche un momento conviviale, come è stato poi il momento del banchetto post-gara, chiamiamolo così, e delle premiazioni. E allora, io sarò felicissimo di poter essere parte di tutto questo con il nostro caro Andrea, con tutto il team del Forte Village Triathlon il 27 ottobre 2024, per questa, in realtà il 27 ottobre è la data del triathlon olimpico, ma Andrea ci ha ben spiegato che sarà molto più ampio il programma. Andrea, ovviamente ci sentiamo allora per gli aggiornamenti strada facendo di quelle che saranno le novità di questa edizione numero 10 ufficiale del Forte Village Triathlon. E vi ricordo ancora di poter andare direttamente sulla pagina fortevillage.com o sulla pagina Facebook Forte Village Triathlon per usufruire, per chi ha gareggiato ovviamente, della speciale promozione entro la fine del mese di febbraio, ma anche ovviamente per iscrivervi già a quella che è l'edizione 2024 del Triathlon Olimpico. Andrea, grazie di cuore, buone pedalate. Ogni tanto mandami ancora qualche bella immagine, così mi riempi il cuore di gioia in attesa di poter arrivare a vivere questa bellissima decima Ci edizione. penserò e invito tutti a venirci a trovare anche prima, un po' per provare il percorso, ma anche per allenarsi per tutte le altre gare di triathlon che auguro a tutti i triatleti di poter fare con successo durante questo 2024. La Sardegna rimane un posto straordinario per allenarsi senza dover andare all'estero, senza andare a cercare mete particolari. Chi pensa che qua non ci siano salite, mi venga a cercare, gliele farò conoscere. E chi vuole pedalare senza traffico, qua è il posto giusto, soprattutto nei mesi di bassa stagione, per cui vi aspettiamo non solamente a ottobre, ma tutto l'anno. Grazie al nostro Race Director Andrea Mentassi, grazie al Forte Village Triathlon, ci aggiorniamo presto, ciao amici e alla prossima! Ciao.